pomeriggio a tutti i radio web ascoltatori da parte di Massimo Penso. Siamo a poco meno di 2 settimane dall'inizio del nuovo campionato e per quanto riguarda la Roma stiamo assistendo al nuovo anno zero di questa società dal punto di vista tecnico, perché molti giocatori sono andati via, molti stanno andando via, altri sono proprio sul piede di partenza. Rivoluzione, diciamo, si è resa necessaria perché gli effetti devastanti di Monchi si sono rivelati in tutta la loro interezza. Un direttore sportivo che ha dimostrato tanta, ma tanta incompetenza. Mi sembra assurdo dover dire una cosa di questo tipo perché i fatti dicono questo, altrimenti dovrei dire che ha operato in malafede. Non riesco a capire come possa aver portato Zonzi a Roma a 30 milioni, un giocatore che è un pachiderma in mezzo al campo, gioca quasi da fermo, oppure Pastore, un giocatore che aveva subito tanti infortuni nelle precedenti stagioni con il Paris Saint-Germain, insomma una campagna acquisti deficitaria e ha depauperato quello che era un patrimonio, perché la Roma era, prima che arrivasse lui, era arrivata terza in campionato e ha disputato una semifinale di Champions League e ha ridotto questa squadra in un ammasso di giocatori buttati lì senza sapere per quale motivo sono stati comprati. Si cercava un esterno e si è comprato Nzonzi, si cercava un centravanti o un trequartista e abbiamo preso giocatori come Pastore che sono sempre infortunati. Comunque, Monchi è ormai un capitolo chiuso e speriamo che possiamo dimenticare presto quello che lui ha combinato, i danni che ha combinato all'interno di questa squadra. C'è un nuovo direttore sportivo che sta facendo i suoi acquisti in base a quelle che sono le disponibilità della Roma e secondo quelle che sono le richieste del nuovo allenatore Fonseca, che tra l'altro era l'allenatore che io mi auspicavo venisse tra tutti quelli che erano stati considerati i papabili. Certo, non ho mai pensato che Conte potesse venire alla Roma, perché Conte è un allenatore alla Capello, un allenatore alla Mourinho, che vanno solo nelle squadre dove spendono milioni e milioni di euro. Magari alla fine vincono anche qualche volta, ma diventerebbe problematico se non vincessero, sia per loro che qualche volta sono stati anche esonerati, come è successo allo stesso Conte e allo stesso Capello. E lasciando le loro squadre nei guai se non sono squadre inglesi, perché gli inglesi con tutti i guadagni che hanno capacità e possibilità di risollevare la testa. Se lo fai con squadre italiane già indebitate come l'Inter, non so poi quale potrebbe essere il destino dal punto di vista finanziario dell'Inter, staremo a vedere. Ieri è andata in onda l'ultima, forse la penultima amichevole con una squadra di livello internazionale, di prestigio, una squadra tra le più forti del mondo per i trofei vinti, per storia e per tradizione, che è Real Madrid. Io ho visto una Roma al primo tempo, una Roma pimpante, una Roma tonica e finalmente ho visto una Roma che gioca in avanti e non indietro, come succedeva con i precedenti allenatori e soprattutto con Di Francesco, che era un continuo di passaggi all'indietro verso il portiere. Ieri ne ho contati pochissimi di questi passaggi. Ho visto una squadra che cerca sempre di fare gol, una squadra che cerca sempre di imporre il proprio gioco e soprattutto ho visto tanti giocatori che quando avevano il pallone sui piedi riuscivano comunque ad avere la possibilità di passarlo ad un altro compagno, perché c'erano sempre 3 o 4 sbarcati. A me il primo tempo è piaciuto moltissimo Dzeko, ma noi sappiamo che Dzeko è quel giocatore lì, se vuole giocare è un centravanti che ha i piedi da trequartista, dei piedi fatati, un giocatore che trascina la squadra e che imposta il gioco, un fuoriclasse secondo me. Purtroppo è un giocatore che ogni tanto ha delle amnesie e ha bisogno di sentirsi sempre al centro di un progetto, di sentirsi coccolato. Lo scorso anno questo non è stato, perché evidentemente sapeva che era l'ultimo anno e sapeva che Monchi gli aveva già detto che non avrebbe rinnovato il contratto, perché non si spiega altrimenti il suo preaccordo con l'Inter già a metà marzo e un comportamento vergognoso in campo.
campo sempre con le mani, con le braccia nei fianchi, un atteggiamento svogliato che ha indispettito molto anche i tifosi che lo apprezzavano e lo stimavano di più. Ieri sera abbiamo visto una sua partita stupenda e adesso molti già si pongono il quesito, ma è il caso di mandarlo via, non è il caso di trattenerlo. Io credo che ormai sia quasi impossibile trattenerlo, a meno che l'Inter non arrivi alla cifra richiesta dalla Roma, che secondo me dovrebbe anche aumentare, non più 20 milioni ma 25 e anche di più, perché se giocatori scarsi vengono pagati 30, 40, 50 milioni, Dzeko è un giocatore che ha una valutazione, secondo me, nonostante l'età, molto alta. Tra l'altro, oggi giocano tutti fino a 37, 38 anni, 39 anni, per cui è relativamente giovane. Per il resto ho visto giocatori che mano a mano stanno acquistando un'ottima forma e si intravede finalmente una squadra con un'identità. Questo è tutto merito di Fonseca. Questo non significa che non ci sono problemi, perché problemi ci sono, manca un centrale, manca un terzino destro e manca un attaccante se dovesse partire Dzeko. Ma io sono fiducioso che per l'inizio del campionato la Roma sarà al completo e se il buongiorno si vede dal mattino, io spero e credo che ci toglieremo qualche soddisfazione. A risentirci a presto a tutti quanti da parte di Massimo Penso.